Sono sempre stato convinto, da lettore di genere non, tutte le storie che banalmente ci raccontiamo, le storie che sono state raccontate e le storie della contemporaneità, per quanto oggi sia necessario, quanto spontaneo attaccare sopra queste storie delle etichette, in qualche modo siano sempre legate al tema dell'orrore. Dalla classicità, dalla contemporaneità, da Omero passando per da Omero a Cortázar, passando per Edgar Allan Poe e qualsiasi autore che noi potremmo citare, secondo me potremmo ascriverlo a una dimensione che concerne la paura, concerne l'orrore. Oggi sono qui con Pietro Grossi, che innanzitutto ringrazio, e che è un autore che si è appena confrontato in maniera diretta con questo orrore. Io credo che tutta la tua carriera sia stata e sia in qualche modo si è sviscerata in un rapporto sotterraneo con questo orrore. Ti chiedo appunto questo, e quali sono gli elementi in particolare che ti hanno portato a dire oggi mi confronto con questa cosa qua in maniera diretta? È una ottima domanda e attenta. In realtà si trasforma in una serie di domande o comunque una serie di risposte. È verissimo, trovo che tantissima narrazione ha in qualche modo a che fare con l'orrore, o se non altro con le ombre. E mentre parlavi pensavo a Forster, gli aspetti del romanzo, una delle intuizioni a mio avviso cardine del libro è concentrata in quello che lui chiama la vita nascosta, cioè ci spiega che cosa è che in realtà facciamo quando andiamo a raccontare delle storie. E io ritengo anche che questo ormai sia una delle poche potentissime caratteristiche che sono rimaste alla narrativa pura, cioè più di qualsiasi altra forma di narrazione, la narrativa letteraria riesce ad andare ad affondare proprio nella vita nascosta. È questo che fanno gli scrittori, immaginando vanno in luoghi dove normalmente non si può andare. Se n'è andato da poco forse quello che era il più grande scrittore vivente, Philip Roth, in una delle sue pagine più mirabolanti, proprio in realtà ci insegna questo, è il momento in cui passa dalla prima alla terza persona in Pastorale americana e lo fa con un meraviglioso carpiato e dice proprio questo. Lui si immagina una cronaca realistica, cioè uno scrittore che stava cercando di indagare qualcosa e improvvisamente sente di non riuscire a farlo e inizia a fare ciò che sa fare, a immaginare, e attraverso l'immaginazione va a scardinare gli aspetti più nascosti appunto della vita del suo personaggio. E in questo senso questo è in qualche modo l'orrore, e anche l'orrore di cui si tratta in questo libro. Cioè più vai avanti, credo, nel desiderio, qualche volta si potrebbe quasi definire nell'utopia di addentrarsi nell'animo umano, e più ti rendi conto che ti avvicini sempre di più proprio alle sue zone d'ombra, alle sue zone buie. Quindi questo è ciò che mi ha portato, che mi ha fatto automaticamente in qualche modo cadere nell'orrore. Da narratore, come evidentemente un mio percorso personale, cioè sto cercando di andare sempre più addentro, consapevolmente o meno, e a un certo punto ho sentito la necessità di andare giù nell'abisso. Si collega anche a una mia piccola, forse non tanto piccola, inclinazione personale che finora era venuta, ma era venuta fuori a sprazzi. Quasi tutti i miei libri hanno delle pagine molto ombrose, se non oscure, se non quasi orrorifiche, però non mi c'ero mai addentrato così tanto, e non ero nemmeno convinto questa volta di essermici addentrato così tanto. Me l'hanno dovuto dire gli altri che era un libro dell'orrore, questa era una storia propriamente dell'orrore, perché io la trovavo solo particolarmente macabra. Comunque, come da ragazzino, la mia passione, la mia curiosità, anche bieca forse, chissà se non anche parzialmente dannosa, per la narrazione dell'orrore,
insomma, va abbastanza indietro nella mia vita, soprattutto per il cinema dell'orrore quando ero ragazzino. E il primo libro di racconti che ho mai letto in vita mia erano i racconti di Edgar Allan Poe, quindi ho sempre avuto la sensazione che là dentro, in quei luoghi oscuri che tratta l'horror, se vuoi un certo tipo di horror, non proprio l'horror più di genere, e anche che tratta le parti dell'orrore di autori che non sono propriamente del genere, penso a Conrad, penso a Dostoevsky, penso a... Insomma, io per l'oscurità che sta nell'animo umano e quindi anche nei libri che lo scavano, ho sempre sentito una grande attrazione. Evidentemente in questo momento della mia vita ho sentito che questo era la mia nuova sfida, diciamo. Avevo raccontato il mare, che era una mia grande sfida, appunto, un grande desiderio da sempre. Con il libro precedente, evidentemente, messo da parte il mare, si sono spalancate le porte del buio, diciamo, ecco. Questo libro fondamentalmente potrebbe essere una sorta di racconto di sentimenti forti, di sentimenti quali amicizia, amore, di sentimenti molto personali che a un certo punto cominciano a scricchiolare, cominciano a essere messi in discussione da quella che potrebbe essere banalmente definita una situazione di what if. Cosa sarebbe successo se? Cosa succederebbe se? C'è sempre una sorta di idea non definita, irreale, che porta tutti questi personaggi, o la maggior parte di questi, a volersi mettere in discussione. A volersi mettere in discussione però su una condizione che non è definita, è sospesa nell'irrealtà. Mi chiedo quindi oggi, alla luce di questa importanza della finzione, tu a un certo punto tra le tue pagine dici che i tuoi personaggi riusciranno a fare a meno della finzione. Mi chiedo quindi, qual è questo rapporto tra finzione e orrore, tra finzione e quotidiano, e possiamo riuscire a fare a meno della finzione? Allora, risposta secca e anche forse frettolosa è credo di no. Una parte di me, che è quella che poi si ritrova tutti i giorni a raccontare storie di finzione, gli verrebbe un po' sorriso a dire anche mi auguro di no. E anche in parte per il motivo che dicevo prima, cioè credo che solo attraverso la finzione si vada si riesca a scavare nella realtà stessa. In questo senso, per esempio, tra l'altro sono tra quelli che combattono molto l'idea di realtà che grava, mi sembra ultimamente più che mai, sulla narrativa. Cioè sembra oggigiorno che niente valga la pena di essere raccontato se non è vero, se non è, come qualcuno ama dire, socialmente utile, se non abbia un valore civile, eccetera. Io sono tra quelli che contestano questo violentemente, nel senso che anche solo per l'idea degli autori che mi tocca mettere da parte, se prendo per buona per un attimo questo tipo di categorizzazione, no? Cioè, allora, ok, appunto, giochiamo un attimo a fare questo gioco, allora ci tocca mettere da parte Kafka, ci tocca mettere da parte il meglio di Buzzati, il meglio di Landolfi, Gogol, ma anche Proust in un certo senso, che sì, era radicato nella realtà, ma dell'utilità sociale di ciò che faceva se ne strafregava. Cioè, mi sembra un approccio molto pericoloso. Io credo che tutti noi fingiamo tutti i giorni, tutti noi siamo delle maschere continue. Io sono fermamente convinto, e prima o poi lo affronterò anche come autore questo aspetto, che tutti noi siamo un intero condominio di persone. Io adesso con te sono una, massimo due di questo mio condominio. Quindi fingiamo continuamente, attraverso queste nostre maschere, anche nella vita di tutti i giorni, riusciamo ad andare avanti, non riusciremmo mai a vivere costantemente per ciò che realmente siamo. Siamo dei villaggi troppo caotici per essere tutti fuori allo stesso momento. E questo vale ancora di più per la narrativa e per la letteratura. Cioè, è proprio attraverso la finzione che noi andiamo a scoprire ciò che è più vero del vero. Cioè, la realtà ha dei limiti giganteschi. In questo cioè, questo è uno dei motivi per cui la letteratura la amo così tanto. La realtà della letteratura è talmente più vasta di quella che noi chiamiamo realtà,
che è uno dell'elettrizzanti piaceri che mi dà lo starci dentro. Cioè, io non ci riesco ad andare là perché sono un uomo e non sono un personaggio delle mie storie. Però una delle cose che mi attira, che mi elettrizza di ciò che faccio è proprio la sensazione di stare lì a spiare quella realtà così vasta attraverso un buco nel muro, ascoltare le storie della gente che sta laggiù, che possono essere gente, possono essere animali, possono essere qualsiasi cosa, e che vedono un mondo molto più vasto del nostro. E questo è possibile solo attraverso la finzione. Visto che hai parlato di maschere, il tema della maschera secondo me è un qualcosa che potrebbe essere approfondito in questa dinamica e in questo tipo di racconto. Tu a un certo punto arrivi a dire che il dubbio, quello che è il mistero che ci può essere davanti a una maschera, un volto indefinito, un volto per alcuni versi anche grottesco, pauroso, diventa a un certo punto motivo di distensione. Il dubbio comincia a diventare la chiave, il punto cardine dal quale partire per andare a stabilire e andare a contornare quelli che sono i confini del male. Come può avvenire questo in una concezione di maschere, in una condizione di indefinito? Ma allora mi viene da dire seduto qui adesso con te che questo è un po' poi il senso stesso del libro, che ha sorpreso anche me in realtà mentre andavo avanti. Cioè, è chiaro, io ho soprattutto nelle mie prime stesure una maniera molto immediata, molto istintiva di scrivere e anche abbastanza rapida, e poi per molti anni cerco di sistemare, capire soprattutto quello che ho fatto, soprattutto attraverso persone che mi aiutano in questo, lettori fidati, professionisti, eccetera. Uno degli aspetti che più mi ha interessato quando lavoravo su questo testo è proprio lo sforzo del narratore, cioè la sfida del narratore, e anche quello che poi lo fa cadere nell'abisso, che è proprio il tentativo di dare un contorno al male. Parlando di maschere, quello che lui scopre alla fine, e anche il motivo per cui poi non cerca di dare delle risposte alla storia e poi, con buona pace dei lettori, non le dà nemmeno al lettore le risposte. Si rende proprio conto che lui, fin da quando è piccolo, intuisce, lo dice a un certo punto, in qualsiasi panorama, in qualsiasi figura in cui, no, ogni tanto uno intravede delle forme, come uno potrebbe guardare le nuvole, uno guarda un panorama, vede le forme, le macchie sul muro, eccetera. Lui dice: sempre ha visto uscire dei mostri da quelle figure. E il suo tentativo per tutta la vita è stato di tirare fuori da quelle forme indistinte una maschera, appunto, una maschera riconoscibile, cioè puntare il dito e riuscire a dire quello è il male. Gli succede una volta sola, lo racconta nel libro, davanti a una persona che sta morendo, senza entrare più nel dettaglio. In realtà questo non gli basta e nel momento più felice di tutta la sua esistenza, ha una moglie, ha un figlio piccolo, tutto è luminoso improvvisamente intorno a lui, finalmente lui intuisce di nuovo una forma potenzialmente riconoscibile del male e ci va dentro. L'unica cosa che scopre alla fine è come tutto questo suo grande, per tornare all'inglese si dice quest in inglese, no? Questa sua grande ricerca, che è proprio la necessità di dare dei contorni precisi alla maschera del male e quindi anche alle maschere delle persone che gli stanno intorno, che di quel male qualcuno fa parte, è la più grande, assurda, ridicola ingenuità della sua vita. Cioè, lui si rende conto, impantanato nel fango fino al collo, nella melma più putrida fino al collo, che il problema del male è proprio la sua incapacità di essere riconosciuto, di essere identificato, è proprio il dubbio in questo senso. E quindi casca qualunque maschera, che il mondo possa mettersi, bella o brutta che sia. E a quel punto poi, vabbè, questo poi fa parte del finale, non credo di sciupare troppo, lui capisce che l'unica cosa che può fare è ritirarsi dal mondo perché ha fallito non solo il suo tentativo, ma ha anche bruciato tutto ciò che aveva dintorno nell'andare incontro a questa ricerca, a questa sfida, insomma. C'è anche una sorta di elemento canonico in questo genere con il quale ti sei confrontato, che è quello della casa.
A un certo punto ho pensato a alcune pagine di Balzac dove diceva che fondamentalmente le persone che hanno il privilegio di sentirsi a casa loro, in qualsiasi parte del mondo, sono fondamentalmente tre, e sono i re, le puttane e i ladri. In questa tua storia c'è un altro tipo di elemento, cioè la persona comune che usa la casa qui, la tua casa, la tua visione di casa. Diventa sì un ambiente interno, ma è un ambiente aperto sul mondo. E quindi mi viene da chiederti, uno, questo tuo rapporto con la casa, e due, come può appunto succedere questo? Cioè, dall'interno allo sguardo sul mondo, e perché la casa diventa il trampolino di lancio verso questa visione molto più ampia. Tutto capita abbastanza, se non altro nella mia prima stesura, abbastanza per caso. In questa particolare storia ancora di più come scelta a priori perché parte da un aneddoto reale. Cioè io come il narratore di questa storia ho sentito raccontare di una casa abbandonata nei boschi, in realtà degli Stati Uniti e non italiani. Che poi tra l'altro ho anche visitato questa casa, l'ho vista, dove appunto c'era il sospetto di eventi molto macabri, c'erano oggetti all'interno molto macabri, eccetera. Quindi non l'ho scelta io in qualche modo, io ho sentito venirmi addosso da narratore. L'oscurità di questa storia evidentemente ha solleticato un po', come dicevamo prima, determinate corde mie e ho sentito l'urgenza di correre, ero in America da Target, a prendere la penna e il quaderno e mettermi a scrivere. Poi non ho potuto fare a meno di non notare questo grande archetipo della casa. E è interessante che ciò che dici sull'idea della casa come un posto da cui si guarda il mondo fuori. In questo senso però mi sento di dire che questa è una situazione un po' diversa, cioè non c'è in realtà l'idea di uno che guarda fuori, ma è il contrario in questo caso, cioè c'è qualcuno che guarda dentro. La casa è in questo caso qui è veramente una sorta di buco nero. Ho notato come in qualche modo possa essere forse la rappresentazione dell'uomo o di una parte dell'uomo, cioè o di ciò che noi non vorremmo essere, di ciò che noi non vorremmo che fosse l'uomo, cioè un qualcosa di abbastanza gradevole o anonimo dall'esterno, una casa come tutte le altre, al cui interno si nascondono invece degli angoli molto molto sinistri, molto macabri, molto oscuri. Questo è il tipo di casa che viene rappresentata in questo libro. Mi sento di dire che per tornare su cose che ci siamo dette prima, non è appunto un luogo da cui si comprende meglio l'esterno, ma è una sorta di pozzo in cui guardare ancora più nel profondo dell'abisso dell'essere umano. Cioè quest'uomo che si ferma nel bosco ad aspettare che tornino i presunti proprietari o utilizzatori di frequentatori di questo luogo macabro. Sta lì, attende, in realtà non sta solo attendendo delle persone, ma sta attendendo che lì arrivi, come dicevamo, il male e che lui finalmente questo benedetto male lo possa inquadrare e fallirà, come sappiamo noi, non sanno gli altri, ma insomma fallirà miseramente, questo lo possiamo dire anche perché se non fallisse non sarebbe un horror. Però è questo tipo, è una sorta di lente di ingrandimento sul buio dell'essere umano, insomma, sugli aspetti più profondi, bui, oscuri, marci dell'essere umano, sì. In parte sono concetti che abbiamo già sviscerato, però comunque tra queste pagine c'è sempre comunque una sorta di mistero che attira, davanti alla quale i tuoi personaggi fanno fatica a rimanere se stessi. Tu ti sei confrontato con questo tema gigantesco, ti sei confrontato con questo tema universale. Mi chiedo se hai fatto fatica a rimanere ancora te stesso. Mi chiedo cosa ti aspetti in questa mimetica del dolore che possa trovare e possa stimolare un tuo lettore. Io devo essere sincero, forse ora la risposta è più grande del necessario, ma credo che questo sia uno dei motivi fondamentali per cui io continuo a scrivere.
e riguarda anche la finzione di cui abbiamo parlato, il mistero, le maschere. Cioè, io ho evidentemente io non ho idea del perché ho cominciato a scrivere. So perché continuo a farlo oggi, per motivi molto più banali di quello che uno possa pensare, però effettivamente. Forse uno dei motivi trascinanti anche di quando ero più piccolo è che mi permetteva di andare in luoghi che o mi incuriosivano o addirittura mi preoccupavano, relativamente al sicuro. In realtà credo forse che di aver scoperto insieme a tante altre cose nel corso degli anni che questa sorta di sicurezza era molto meno resistente di quello che io credevo, cioè ormai mi abbandono. Talmente tanto alle storie che racconto che qualche volta, soprattutto in casi come questo, mi sento tutto tranne che al sicuro. Quello che però quando poi ne esco mi rendo conto è che di solito finora ho scritto storie che o non ero in grado o probabilmente più lucidamente non volevo vivere. E qui mi collego forse anche un po' al mio lettore, cioè io sono andato in questo caso più di qualsiasi altra volta mi sono sentito veramente davanti a quel what if che dicevi te, cioè io ho sentito questa storia, ho sentito quell'oscurità venirmi addosso, non forse potente come il mio narratore, ma ho anch'io parte di quei recettori per le zone buie del mondo e veramente mi sono chiesto what if, cioè cosa succederebbe se io mandassi, in quel caso sarebbe stato in Italia, mia moglie e mio figlio, e restassi qui a indagare questa storia. In qualche modo, per fortuna, non l'ho fatto io e l'ho fatto fare al mio narratore. Forse è proprio per questo che ho scritto questo libro, per vedere cosa succedeva e non farlo io e non strappare a mio figlio, ormai due figli, anzi nel frattempo, un padre e a mia moglie un marito. E forse è questo anche che permetto, o questa storia permette di fare al suo possibile lettore. Permette di andare là dove veramente si nasconde la sfumatura più grigiastra, opaca, del male, senza probabilmente senza permettere che questa offuschi troppo poi la vita di tutti i giorni che ci tocca mandare avanti. Andare laggiù con il mio narratore mi ha fatto capire delle cose. Prima da tutti che forse effettivamente se questo benedetto male da cui questo buio, questa oscurità da cui ci facciamo forse intrigare, insomma, va lasciata stare e osservata più da lontano possibile, ecco. Forse il libro è stato per me e per altri un modo per guardarla, ma guardarla appunto da lontano. Immagino sia per questo poi che leggiamo ci divertiamo così tanto a vedere dei libri o a dei film o a leggere dei libri dell'orrore, perché, come dire, la paura ci attrae, ma sappiamo che ci può ferire fino a un certo punto, finché sta là, all'interno di quelle pagine, dietro quello schermo, insomma.